Già 40 anni dalla prima edizione, eppure non li dimostra. Il Festival della canzone dialettale molisana di Gamba Tesa continua ad essere un momento di confronto tra autori, artisti e band, nel segno della valorizzazione dei linguaggi e delle specificità territoriali, che rappresentano non divisione, non campanile, ma appartenenza e legame con la storia di ognuno dei comuni del Molise. Nell'edizione 2017 la scelta di articolare tutto su 4 serate, dal 10 al 13 agosto, con un appuntamento speciale con il concerto di Spedino Moffa e Compari questa sera, e 2 serate eliminatorie in attesa della finalissima di domenica. La Proloco di Gamba Tesa lavora sul progetto praticamente da un anno intero. 28esimo anno, nonché 40esimo anniversario della nascita del Festival della canzone dialettale molisana. Tanti, tanti paesi, all'incirca una quindicina, anche dalla provincia di Isernia. Per fortuna anche grazie alla nostra organizzazione comunque pubblicizziamo l'evento e mandiamo avanti questa tradizione, ancora riusciamo appunto a mandarla avanti. Una giuria di spessore valuta le canzoni proposte, 8 nella prima serata, 11 nella seconda. Molti giovani che partecipano o si interessano. Il commento di Barbara Chiesi, presidente dei giurati. Ci siamo dati dei parametri che possano essere il più oggettivi possibili, che chiaramente riguardano il testo, la musica e anche l'esecuzione, perché chiaramente il connubio di tutte queste componenti fa sì che poi l'opera presentata abbia una sua valenza. La messa in scena delle opere è una cosa fondamentale, fa parte del mestiere. Riuscire a rendere anche scenicamente ciò che si vuole portare al pubblico è una parte fondamentale di questo mestiere. In questo 40esimo anniversario uno sguardo celebrativo anche al passato, con una seconda parte della serata affidata alle canzoni che hanno fatto la storia del festival. Su questo palco sono passati in fondo decine e decine di artisti e di gruppi che della canzone dialettale hanno fatto successo e bandiera.